Sì, devo dire che molte di queste domande poste nel question time, non sono in effetti pertinenti e l'ho ribadito nella risposta in consiglio comunale, nel senso che i consiglieri forse sconoscono o conoscono male questo istituto che è il contratto di somministrazione. Un contratto che negli ultimi anni e anche negli enti pubblici ha avuto un notevole sviluppo proprio a causa delle varie leggi finanziarie dei governi nazionali che hanno bloccato praticamente le assunzioni in molti casi nei vari comuni. Noi abbiamo deciso di attuarlo proprio come uno strumento di politica attiva del lavoro che viene raccomandato molto spesso dal Ministero del Lavoro. È un contratto che potrebbe sembrare complicato, ma è molto semplice. Intervengono soltanto tre soggetti. Da una parte ci sono i lavoratori che vengono assunti dall'agenzia di somministrazione, quindi saranno per quel tempo determinato dipendenti dell'agenzia di somministrazione. E poi l'agenzia di somministrazione rifornisce con un contratto commerciale come semplice prestazione lavorativa all'ente appaltante, in questo caso è un ente pubblico, il comune, ma può essere benissimo un'azienda privata. Ecco, dalle nostre parti devo dire che è poco conosciuto, però abbiamo voluto utilizzarlo proprio per dare un inizio, per dare un avvio e anche per esigenze di carattere organizzativo e tecnico che gli uffici avevano prospettato. A me dispiace che ogni volta che ci sia una novità, lo si sa anche, devo dire, suscita tanto clamore, però mi stranizza che proprio il clamore e invece l'ostruzionismo fine a se stesso in Consiglio Comunale venga da consiglieri giovani che dovrebbero essere molto più aperti alle novità, che dovrebbero informarsi un po' di più e che dovrebbero essere più propositivi verso forme, ripeto, di politica attiva del lavoro di cui in questo periodo si discute in tutti gli enti pubblici, in tutti gli assessorati e anche nel governo nazionale.